di nuovo insieme con A Tu per Tu, di nuovo ospiti del Caffè dei Costanti. Oggi Davide La Pioggia ci costringe all'interno. Ecco, un momento di riflessione, non a caso oggi affrontiamo un argomento impegnativo. Davide, con chi lo affrontiamo? Allora, lo affrontiamo con il professor Leonardo Paggi, che oltretutto è tuo concittadino, quindi... Comune di Civitella, quindi professore universitario, quindi ha un grosso curriculum che magari, se vuole, ce ne parlerà lui. Però questa sera siamo qui perché il professore ha scritto questo importantissimo libro, e che praticamente il titolo già dice tutto: Rottamare Maastricht. Quindi oggi parliamo di Europa, parliamo di questa crisi che sta vivendo il nostro vecchio continente, ne parliamo anche dopo la famosa Brexit, che credo che sia un fatto che lascerà un segno. Assolutamente, è storia, c'è poco da dire. E soprattutto ne parliamo anche alla luce di tutti questi movimenti populistici che stanno nascendo, si stanno sviluppando in Europa, che hanno sempre più, acquisiscono sempre più consenso proprio nella critica all'Europa. Cioè, siamo arrivati al punto che criticare l'Europa e quindi scagliarsi contro l'Europa gratifica da un punto di vista di consenso elettorale. Di consenso politico, no? Assolutamente. Ecco, perché questo titolo intanto? Dunque, il libro è un libro collettivo, non è personale. Io ne faccio parte insieme ad altri quattro autori, uno dei quali è tedesco, il professor Lendorf dell'Università di Duisburg. E, diciamo, sono nella rielaborazione di relazioni presentate in un convegno che si è tenuto il 26 febbraio scorso a Roma, nella sede del Parlamento Europeo. Deriva Prodi è un piccolo editore, però molto qualificato, e, diciamo, oggi con la pesante commercializzazione del libro, diciamo, le cose di qualità forse bisogna ritornare a cercarle proprio nei piccoli editori. Rottamare Maastricht è un titolo molto forte, noi abbiamo discusso fra di noi anche, ovviamente la controindicazione era che il termine rottamare era targato Renzi, diciamo, e quindi questo non è, diciamo, era una controindicazione, però volevamo anche, diciamo, esprimere, diciamo, in modo chiaro la convinzione che non è massimalista, adesso discutendo cerco di spiegarlo, che il Maastricht non è riscrivibile, non è emendabile per tutta la costruzione su cui si basa. Maastricht, cioè, se l'Europa deve ritornare sulla strada della crescita, sulla strada della rappresentazione politica democratica, deve uscire da questa gabbia. Cioè, non si risolve il problema, come dire, negoziando il 3%, il 60%, i parametri, il 60% del PIL, il 3%. Se ne è parlato, no, di questo, certo. Tantissimo. È un'opzione anche in campo, insomma. Ma un po' la nostra opinione, ripeto, diciamo, non massimalista. Diciamo, a nostro avviso non è una posizione massimalista, è una posizione che scaturisce dall'analisi. Cioè, Maastricht il 7 febbraio del 2017 compie 25 anni. Quindi, diciamo, è tempo di consuntivi storici anche, tranquilli, sereni. Il libro vorrebbe, diciamo, contribuire ad una, non ad un contenzioso immediatamente politico, quanto proprio a una, diciamo, un tirare le fila di mezzo secolo di storia. Ora, diciamo, il 91-92 era un mondo completamente diverso da allora, c'erano gli anni 80 dove l'Europa era cresciuta moltissimo, erano stati anni di grande sviluppo. L'abbattimento del muro aveva creato, come dire, aspettative no? di un mondo felice e nuovo. Gli Stati Uniti avevano pensato di poter diventare il centro di un ordine unipolare. Quindi, come dire, nasce in una congiuntura di grande ottimismo, che si dimentica alcune cose fondamentali. Prima di tutto che il capitalismo è un modo di produzione
che crea sviluppo, può creare crescita, le ha creata molto, ma è ciclico, non è stabile. Come dire, per creare crescita ha bisogno di essere integrato, di essere... Forse non avevano nemmeno previsto lo sviluppo di un paese come la Cina o di tutto il terzo mondo, cioè la globalizzazione nessuno la conosceva. Esattamente, cioè si parlava di globalizzazione, cioè allora appunto non c'era l'idea chiara che nella globalizzazione poi si avvantaggiano i poteri forti, i poteri costituiti, non chi sta nel mercato libero, il quale con i suoi movimenti crea l'equilibrio, aggiusta tutto, insomma, no? Cioè, nella globalizzazione c'è un bisogno di politica nella globalizzazione, cioè, la globalizzazione dà certe opportunità ma se è controllata, diretta politicamente. La scelta è stata tutta diversa, è stata di una moneta senza Stato, ma io direi di una moneta contro lo Stato, cioè, perché l'idea è che questa moneta priva di un potere politico federale avrebbe dovuto in qualche misura insegnare agli stati sempre pronti a difendere interessi particolaristici e politicistici a ritirarsi e lasciare che le forze di mercato con i loro movimenti ristabilissero l'equilibrio ottimale. Ma questa è una cosa che non esiste, questa è un'ideologia che non esiste, che non trova riscontro nella realtà della storia del capitalismo. Lei ha detto la nostra pubblicazione, il nostro libro è un'analisi. Se la potesse descrivere per sommi capi, cioè quali sono i sommi capi di questa analisi che dovrebbe essere appunto tenuta di conto? Certo, io direi due punti in sostanza. Uno appunto la contraddizione su cui mi sono già soffermato, della moneta senza Stato che crea la figura nuova dello Stato debitore. No? Lo Stato debitore, cioè che cos'è? Lo Stato il quale deve tenere sempre in pareggio il proprio bilancio, quindi non può intervenire con la sua spesa a favorire l'occupazione, lo sviluppo, le regioni arretrate e così via, che non ha potere di controllo sulla moneta, perché il potere di controllo è della banca centrale, e quindi lo Stato debitore è disciplinato, questa è la terminologia di Maastricht, da chi dai mercati. Se lo Stato non rispetta i parametri, non si comporta bene, i mercati intervengono e gli danno la botta. Questo è, diciamo, il primo punto fondamentale. Qui non si sa da che parte si va, insomma, ecco, una figura di questo tipo. Cioè, gli effetti italiani sono stati drammatici. Noi abbiamo perso il 25% di produzione industriale. Il 90% dei dati ultimi delle famiglie italiane sono impoverite. La produttività, cioè che è la capacità di creare e distribuire ricchezza, è crollata. Cioè, noi siamo in una situazione ormai... Professore, lei ha parlato di stati debitori, io condivido, e credo che, non so ora quello che dico, se lei lo condivide, gli stati hanno perso la capacità, la possibilità che avevano di svalutare. E uno Stato di manovrare, ma soprattutto di svalutare. Un paese come l'Italia ha sempre, fin dall'Unità d'Italia, era sempre, nei momenti di difficoltà, era stata utilizzata la leva della svalutazione. E farei anche un piccolo inciso, già da quando c'è stata la Brexit, quindi l'uscita dell'Inghilterra, che quindi si è liberata da tutti questi vincoli e si è svalutata quasi del 10-15% la sterlina, già si vedono gli effetti positivi sull'economia. Inglese, certo. Assolutamente, io ho avuto fin dall'inizio la sensazione che questa mossa inglese, imprevista, uscita fuori non secondo un piano ma anche da contraddizioni interne al paese, in realtà apre all'Inghilterra una nuova fase, diciamo, di sviluppo. C'è una nuova direzione conservatrice la quale prende atto che il paese è diviso, ci sono imprese che esportano, altre che sono in difficoltà, lavoratori che guadagnano molto, altri che guadagnano. Quindi ha preso atto che c'è un paese spaccato e che quindi c'è un problema di ricomposizione dell'unità sociale del paese. Tutto questo non si può fare senza manovrare il bilancio in libertà, senza spendere, senza anche con svalutare, anche certo svalutandosi nel momento in cui questo è necessario.
E io credo che l'Inghilterra, cioè la Brexit, noi non possiamo fare questa cosa, noi non possiamo uscire perché siamo dentro l'euro. Gli inglesi hanno voluto fare perché avevano il controllo della propria moneta. Erano stati quindi, avveduti. Esattamente, quindi erano in controllo della propria moneta, crescevano e crescano tuttora. Quindi noi non possiamo farlo. Però c'è un'indicazione, a mio parere, positiva per tutti i paesi che stanno dentro l'euro. Che insomma c'è tutto il valore della rappresentazione democratica, di un voto democratico, la possibilità di vie alternative a questa dell'austerità. E poi appunto l'accenno che viene fatto oggi in Inghilterra alla possibilità di riprendere politiche keynesiane, politiche della crescita. Insomma. Io credo che sia un passo buono. Se mi permette vorrei aggiungere una cosa. Io credo che sia collegato in qualche misura alla Brexit anche la denuncia massiccia che i tedeschi e i francesi hanno fatto del trattato transatlantico di commercio e di investimento. Sono state prese di posizione durissime il ministro dello sviluppo tedesco, Gabriel, numero due del governo, e poi ha detto il trattato è fallito, ha detto testualmente, i francesi hanno fatto eco, invece il nostro ministro dello sviluppo, Calenda, invece ha detto che da questo trattato. Ecco, lei invece pensava era opportuno. Cioè a me pare che sia un segno positivo, cioè segno che la gente si comincia a rendere conto che questa strada non paga, insomma, no? Che la via di Maastricht comincia di cui il trattato era una prosecuzione, no? Si presenta come sviluppo e prosecuzione ovviamente. Cioè che questa strada non paga, si sta portando in un vicolo cieco, che c'è un problema di protezione di nuovo, anche ai livelli nazionali, del lavoro, dell'occupazione, dei patrimoni nazionali accumulati. Oltretutto in Germania proprio contro questo trattato erano state a Berlino una manifestazione con milioni di persone. Grandi manifestazioni pubbliche, ma io credo oltre a questo anche una posizione forte dei sindacati, i quali temano che il mentre trattato, da noi non c'è stato niente, questo è impressionante, devo dire. Ma come mai? Ma io questo non lo so, questo è un po', c'è un po' tutta la cultura politica italiana anche della sinistra che ha sempre pensato che l'Europa fosse una specie di paradiso dove se uno entrava dentro sarebbe stato il comunismo, insomma, no? Sarebbe stato, no? Cioè sarebbero finiti i conflitti, tutti ci saremmo abbracciati, che c'era una rete, no? Volevamo semplice. E invece si sono accorti che è un terreno di competizione dura, dove le economie di stati sgomitano, si tirano calci sotto il tavolo. No? E questo mi sembra che la classe politica italiana non riesce a capire. Però vorrei dire una cosa di più, a me ha sorpreso che l'ambasciatore americano abbia fatto questa uscita per il governo Renzi. Mi domando se non ci sia un qualche relazione con la posizione di aperta appoggio che questo governo ha espresso nei confronti del trattato. Allora su questo punto interrogativo molto molto interessante ne parliamo dopo la pubblicità. Siamo tornati dunque dalla pubblicità con la nostra puntata di A Tu per Tu, Davide Faltoni, il professor Paggi che ci ha presentato questo libro che si chiama Rottamare Maastricht. Ce l'avamo lasciati con un bel punto interrogativo, Davide, prima dell'interruzione pubblicitaria. Sì, questo endorsement insomma americano nei confronti del... Che il professore abbinava la posizione italiana accondiscendente verso il trattato che invece il resto d'Europa, soprattutto la cancelliera Merkel, il suo ministro e anche i francesi hanno detto che è fallito, che è finito, che quella strada non si prosegue più. Quindi ecco, professore, ce lo spieghi meglio perché veda questa combinazione. Sì, no, nelle dichiarazioni ufficiali che sono state fatte dai ministri tedesco, ma c'era già Valls, il primo ministro francese, che giorni prima aveva già detto, aveva lanciato già degli avvisi. Cioè, si è detto che il trattato fallisce per l'intransigenza americana. Cioè, vale a dire, gli Stati Uniti, come dire, fanno una politica di pressione sostanzialmente per avere condizioni di estremo favore per le loro grosse multinazionali nel momento in cui investiranno in Europa. Qual è il passaggio fondamentale? È che ci sarà, nel caso di conflitto fra stati nazionali
e multinazionali investitrici, ci sarà un tribunale internazionale. Cioè vale a dire che la legislazione degli stati decadrà, non avrà possibilità di controllo. Quindi diciamo, tutto viene, quindi come dire, gli stati, la sovranità degli stati non ha più un potere di controllo di queste multinazionali che investono. Cioè questo è stato uno dei punti di conflitto molto forti. Quindi il trattato fallisce nelle dichiarazioni franco-tedesche per un'intransigenza, diciamo, americana, non per il rigetto, diciamo, della possibilità di un libero scambio, ma per di una intransigenza americana a favore delle proprie multinazionali. Beh, è singolare, no? Che immediatamente dopo, no? Il ministro dello sviluppo italiano. Sì, io sono pienamente d'accordo. Una brutta intromissione. E meno male, insomma, il nostro Presidente della Repubblica, diciamo, ha parlato finalmente, un po' qualcosa ha detto. Senta, ritorniamo al nostro libro e a Maastricht. Nel libro si dice, insomma, che Maastricht è molto germanocentrico. Ecco, ce lo spiega che cosa significa questa posizione? Cioè Maastricht quindi avrebbe favorito la Germania? O sono gli altri paesi che non sono stati capaci a seguire Maastricht? Ma no, innanzitutto bisogna ricostruire la storia. E Maastricht, i parametri di Maastricht del 3% del 60% sono scelti in riferimento alle condizioni dell'economia tedesca. Quindi diciamo Maastricht non è un trattato fra liberi uguali che si mettono a tavola. Maastricht prevede, ma questo non veniva nemmeno negato, prevede un ruolo centrale di pivot, di centro, diciamo, dell'economia tedesca. Ora, qual è il problema? Che l'economia tedesca è un'economia strana, perché i suoi grandi successi sono determinati dal fatto che tutto viene orientato per lo sviluppo dell'esportazione. Okay? Quindi, come dire, anche gli aumenti di competitività necessari per esportare sono conseguiti, queste sono state le riforme di Schröder, sono state conseguite anche con un abbassamento della protezione del lavoro, una flessibilità, con una serie di riforme che si sono distribuite. Ora, questo modello tedesco, che è un modello molto particolare, non può andare per gli altri paesi, non può assolutamente andare per gli altri paesi. Cioè è impensabile che il Portogallo con le sue sardine possa esportare quanto la Germania con le sue Volkswagen. Cioè è impensabile questo. Quindi, come dire, il Portogallo non può con le esportazioni, diciamo, ripagare tutto quello che non fa favorendo lo sviluppo della domanda interna e del mercato interno. Non so se è chiaro questo. Ecco. Quindi diciamo, in Portogallo c'è le sardine e il porto. Questo vale anche per noi, insomma. E questo vale anche per noi, ovviamente, ma no, io prendevo il Portogallo come esempio in qualche modo limite, insomma, no? Un piccolo, grande paese che invece un'Europa intelligente dovrebbe salvare e promuovere per il grande capitale di storia, di cultura e di identità che ha rappresentato. Sì, nel vostro libro voi guardate, immagino, anche lontano, no? Nel caso in cui si rottamasse Maastricht, il futuro allora del vecchio continente? Questo è molto complicato, però io credo un po' tutti, anche se forse diciamo fra gli autori, non so, ci può essere qualche sfumatura. Io non credo alla scorciatoia dell'uscita dall'euro. Ma perché non credo? Perché l'euro, come dire, una moneta, è il linguaggio in cui si incarnano rapporti sociali, rapporti di forza. Quindi non è che si può togliere una moneta, abolire una moneta pensando che dall'oggi al domani si cambia la situazione economica, sociale, politica che si è in rapporto a quella moneta creata. Quindi c'è una strada solo politica, non c'è una strada tecnocratica, cioè di un governatore della banca a un certo punto, no, io esco, ritorno alla lira. A parte tutto il discorso sulle reazioni dei mercati internazionali, eccetera, ma come dire, intorno all'euro ormai in questi 25 anni si è saldato un sistema di interessi, un sistema di rapporti di forza, un sistema di fare imprese, insomma. Cioè, non è che tu lo abolisci togliendo, risolvendo la lira, insomma, no? Certo. Quindi bisogna aprire un processo politico di contestazione di questo ordine che punti al ripristino della volontà politica dei popoli,
delle volontà collettive, insomma, no? Allora, senta professore, voi nel libro sostenete che insomma, l'Italia è umiliata, no? È costretta un po' ad andare a mendicare questa cosiddetta flessibilità, che altro non è che la possibilità di sforare. Ecco, però bisogna anche rendersi conto che l'Italia ha un debito pubblico mostre e oltretutto proprio direi che in termini anche assoluti da Maastricht ad oggi il debito pubblico è più che quadruplicato. Allora, ecco, ma non è che noi qualche problemino lo abbiamo, cioè abbiamo firmato questo accordo, abbiamo firmato questo trattato e nello stesso tempo, in tutto questo periodo, non siamo riusciti a contenere il debito, perché comunque Maastricht prevedeva anche questo e quindi lo sapevamo. Non è che abbiamo la nostra classe politica, la nostra classe dirigente ha delle responsabilità per questo debito oppure li dobbiamo compatire perché devono andare a chiedere, tra virgolette, l'elemosina alla Germania? Ma sono due cose diverse. Ora, il debito ovviamente ha un limite grossissimo per qualsiasi economia, quindi questo non si tratta. Quando io dico, ho criticato la figura dello Stato debitore, non intendevo, come dire, sottovalutare il peso che il debito esercita su un'economia. Però il problema, e questo non vale solo per l'Italia, vale un po' per tutti, se si adotta per contenere il debito una politica di arresto dello sviluppo, il debito cresce anche se la spesa rimane o diminuisce. È un rapporto. Ha visto anche la deflazione attuale di fatto sta facendo crescere il debito. Esattamente. Cioè non è pensabile, cioè l'errore di Maastricht, che è concettuale e politico, perché dietro questo errore concettuale c'è una volontà politica di governo e di gerarchia, diciamo, dell'economia e degli stati, e qui di nuovo il problema tedesco, l'errore di Maastricht è pensare che i paesi, l'economia più deboli, possono sanare il debito stagnando, contraendo, abbassando i salari, distruggendo i sistemi previdenziali e pensionistici, cioè contraendo la domanda interna, facendo quindi pagare riducendo il PIL. Più deboli. Ma se il PIL si riduce, non è solo un problema di giustizia, ma c'è un problema proprio matematico, è un rapporto. Anche se il PIL diminuisce, di regole economiche. Se il PIL diminuisce con questa politica, il debito aumenta, cioè è un rapporto meccanico. Quindi questo direi è un problema universale. Insomma, certo, no? No, quindi certo, il debito è un grande problema, però questa strada imboccata ha dimostrato che la Grecia continua, il debito greco continua ad aumentare. Sì, certo, non esce. Il debito greco perché non si esce. Ma perché? Ma scusi, ma dietro questo che cosa c'è? Ci sono anche interessi precisi, perché se il debito aumenta le banche prestano e prestando le banche fanno profitti. Cioè, quindi c'è un meccanismo perverso anche. Cioè c'è chi ci guadagna da il debito non risolto. Certo. Ci sono grandi poteri finanziari che ci guadagnano. Per questo che lei dice la scelta deve essere politica, perché è la politica che deve dare un'indicazione, esatto, e fermare, diciamo, esatto, questo. Le regole, no? Le regole, diciamo le regole così. Altra cosa, però, l'ha detto anche Stiglitz ha dato un'intervista, ha detto ma non vi vergognate, ha detto questo presidente del Consiglio che dice ogni volta ora devo andare a Bruxelles a chiedere, no? A chiedere il permesso. Si parla di Renzi. Sì. Cioè, io l'ho citato in quegli appunti, sì, sì, sì. Mi sembra che usa proprio questo termine. Non vi sembra dignitoso, ha detto. Mi sembra dignitoso, cioè questa sfilata, lei dice. Il presidente del Consiglio debba ogni tre mesi dire c'è un'emergenza, devo fare la manovra, vado a Bruxelles a sentire se mi autorizza. Ma qual è il bisogno secondo lei che c'è dietro a questo? Insomma, bisogno, certo, è una delegittimazione radicale della nostra politica, cioè, ma se andiamo a votare e non sappiamo, eleggiamo indirettamente un presidente del Consiglio che non è padrone delle grandi variabili economiche del paese, ma che senso ha eleggerlo? Cioè, il populismo nasce da questo, insomma, no? da una radicale svalutazione del ruolo dei poteri democratici, quindi si va sulla protesta invece che sul conflitto democratico, si va sulla protesta caotica, cioè è inevitabile. Ora il problema è di riportare la protesta al conflitto politico democratico, no? Questa mi pare la questione
urgente. Più stringente, assolutamente. E per far questo bisogna ridare potere alla politica, bisogna ridare potere ai soggetti nazionali. A Bruxelles non ci sono, non c'è la politica, non ci deve essere, ci sono le regole, no? C'è effettivamente anche una lontananza tangibile proprio dell'europarlamentare, ad esempio, rispetto al cittadino, no? Ecco, cioè praticamente sono delle figure quasi eteree, cioè nel senso. L'europarlamentare sparisce. No, burocrati, poi. Sparisce. Sì, diventano dei. Cioè, limiti. Punti completamente diverse, sì. Che non interferiscono tra di loro. Senta, professore, insomma, ci dia qualche suggerimento. Come se ne esce da Maastricht ora? Ma io credo che... Se lei potesse parlare ai nostri politici, cosa gli suggerirebbe? Ma io sto cercando adesso di organizzare con altri amici un forum, proprio in occasione del 25. Forum invitando rappresentanti di diverse posizioni politiche, cioè di aprire un dibattito. Questo io trovo, questa sarebbe la prima cosa molto importante. Cioè, se diciamo, le forze politiche italiane con le loro posizioni, con le loro impostazioni, cominciassero ad aprire un dibattito, un confronto, io credo che questo sarebbe un punto fondamentale e aiuterebbe moltissimo anche l'azione di governo. Insomma, sull'Europa non parla nessuno. Stavo per dire, romperebbe anche questo silenzio assordante. È terribile, non parla nessuno, nessuno dice niente, salvo ogni tanto c'è un giacobino che dice usciamo fuori dall'euro. E poi così che non succede niente. Cioè, quindi il problema è tutto quello che può favorire la ripresa di un confronto politico, ripeto, in termini, in primo luogo, di bilancio, insomma, no? In termini di consuntivo di un'esperienza che ormai ha 25 anni. Ma secondo lei questi vertici che si sono tenuti, o Ventotene oppure l'altro Atene dei giorni scorsi dei paesi del sud servono a qualcosa? Ventotene non era niente. Una gita in barca. Ma poi è anche strano, perché voglio dire, questa Europa non è federale, è antifederale. Perché scomodare il povero Spinelli? E poi perché andare sulla porta aerea? L'Europa è una potenza di pace, no? Forse no. Ma perché andare? Forse non lo è più. Non lo è più. Insomma, siamo nati dicendo la pace, no? E perché andare sulle porte aeree, che sono il simbolo di una politica di guerra e di aggressione internazionale? Cioè, quello che lo trovo più che ancora che scomodare Spinelli, mi ha colpito, devo dire, la porta aerea. Insomma. E invece dell'incontro dei paesi del sud ad Atene, che si è messo un po' in contrapposizione? Sì, ma c'è. Sì, non glielo so dire, francamente. Certo, sono tentativi. Sono solo passerelle o serve a qualcosa? Ma io penso che tutto quello che è discussione è utile, insomma, no? È importante. Bene, una chiacchierata molto molto interessante, tanti spunti insomma che ci arrivano dal professor Paggi e dal suo libro Rottamiamo Maastricht. Quindi Davide, grazie di averci portato. Sì, direi professore. Dove si trova questo libro, ecco, per chi lo vuole comprare? Ma credo che arriverà nei prossimi giorni in libreria. Quindi, comunque, se mi aiutate a fare una presentazione del libro sono molto contento. Va bene. Questa nostra intervista possiamo certamente. Quindi distribuzione anche nel territorio insomma aretino può essere, diciamo. Sì, arriverà, credo fra una settimana arriverà in circolazione. In quale circuito? Dove lo possono trovare? Ma io sono amico di questa libreria Il Viaggiatore Immaginario. Ah, okay. Che è una libreria. Quindi lì si troverà di sicuro. Ah, credo di sì. Ringraziamo il professore per l'approfondimento veramente, direi, puntuale, preciso e insomma anche veramente le parole, lasciatemelo dire, sono di una persona veramente colta, preparata. Capace di guardare lontano, Davide. Capace di guardare mi lontano verrebbe da dire. E di spiegarci con parole molto semplici e comprensibili ciò che è molto complicato e incomprensibile per tutti, perché insomma questa Europa... direi per la massa è veramente incomprensibile, come ha detto il professore all'inizio, specialmente la nostra sinistra negli anni passati ce l'ha prospettata come la soluzione di tutti i nostri mali, quindi tutti i nostri vizi italici sarebbero venuti meno con
l'abbraccio all'Europa, che ahimè oggi mi sembra che invece non sia un abbraccio così benefico, così salvifico, ma insomma qualche problemino ce lo sta creando. Qualche volta è anche una stretta mortale per qualcuno, sicuramente molto vicino a questo. Bene, grazie di questa bella chiacchierata, grazie, Davide, noi ringraziamo Pazzi, il nostro grazie pubblico. Grazie a tutti per l'ascolto. Alla prossima settimana.